Ciao a tutti amiche amici, benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video. Allora, oggi uno svuota la spesa, sono stata all'Ipercoop, come avrete letto dal titolo, perché lì c'è il centro commerciale, dovevo fare alcune commissioni. Una delle commissioni è stata andare a swatchare una terra che mi interessa e che vorrei comprare. Poi ovviamente la comprerò online. Queste sono le mie commissioni. Vabbè. E, no, comunque dovevo fare anche un'altra commissione lì al, come si chiama, allo sportello dei soci, insomma. Va bene, quindi niente, ho fatto una spesa alimentare e quindi ve la faccio vedere. Non è una spesa dell'ultimo dell'anno perché noi comunque il primo dell'anno saremo a pranzo a casa di mia mamma. Io per fortuna durante le feste, l'ho già detto, non cucino. L'ultimo dell'anno ho già delle cose, o magari nei prossimi giorni andrò a prendere qualcosa di integrativo se mi serve in dei piccoli supermercati, perché sono andata oggi proprio perché detesto il casino delle feste dell'ultimo dell'anno. Ho pensato che già da domani i supermercati saranno strapieni. Già oggi all'Ipercoop c'era abbastanza gente, quindi non voglio assolutamente andare in dei supermercati molto frequentati. Casomai, appunto, comprerò qualcosa nei piccoli Conad che ho qui nei dintorni se mi serve qualcosa di pesce. Quindi non è una spesa ovviamente per il cenone di fine anno, è una spesa normale, settimanale, con cui io devo arrivare a venerdì, giovedì, venerdì prossimo, perché poi lunedì rientrerò al lavoro, quindi poi non ho tutto questo tempo. E niente, quindi comincio a farvi vedere quello che ho acquistato. Ho speso 61 euro, vabbè, ho pagato con i buoni pasto e vi dico i prezzi che mi ricordo, ma me li ricordo abbastanza perché quando vado con calma, sono in ferie, quindi Karim era a fare i compiti, io avevo ca quando vado con calma riesco a vedere bene i prezzi e me li ricordo bene. Quando vado di corsa, che magari lui è in piscina, così faccio più fatica perché prendo la roba, così metto nel carrello senza pensare troppo. Oggi però sono andata con calma, sono stata nel supermercato, dentro il supermercato un paio d'ore, perché poi io mi perdo, lì dentro c'è la parafarmacia. Ci sono insomma tante cose, c'è anche Upim all'interno, però devo dire che sono stata brava, che di beauty non ho comprato niente perché oggettivamente non mi attirava niente, mi attira solo questa terra che mi vorrei comprare e che mi sono andata a swatchare e che forse vedrete in un prossimo haul, non lo so. Comunque, ritornando alla spesa, io ho speso, ve l'ho detto, sì, l'ho detto, sono rimbambita, 61 euro e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, comincio dalle cose, vabbè, frutta e verdura. Ho preso queste insalatine biologiche della Vivi Verde Coop. Ne ho prese due confezioni. Questi sono 100 grammi? Sì, diciamo la quantità giusta affinché non vada sprecata e buttata. E poi questo qui, il lattughino per Karim, questo che vi ho fatto appena vedere. E poi per me ho preso questo che è tipo la misticanza. Sì. Sì, si chiama misticanza, non saprei come la chiamano qui, insalata mista orientale bio. E per Karim la lattughino, perché comunque è la sua preferita. Poi ho preso una confezione di mandarini, anche se noi non è che li mangiamo tantissimo. Queste clementine di Calabria, vengono appunto dalla Calabria, e queste le ho pagate 2,50 euro circa. Poi volevo prendere le cipolle di Tropea, non c'erano le cipolle di Tropea, neanche i cipollotti erano un po' brutti perché ci faccio la frittata, perché adesso ho il menù settimanale, devo dire che da quando abbiamo fatto il menù settimanale io risparmio sulla spesa, perché non compro cose inutili che poi magari mi rimangono nel frigo e che poi devo buttare. Ad ogni modo, siccome non c'era appunto la cipolla di Tropea con cui faccio la frittata, ho preso questa, poi vediamo adesso nei prossimi giorni, se al Conad vado, la trovo, insomma, la compro lì. Questa è cipolla rossa normalissima della loro linea Origine Coop e costa 98 centesimi, più o meno, qualcosa del genere, proprio molto poco. Poi, cosa ho preso?
Allora, cosa ho preso? Vabbè, vado un po' alla rinfusa, quindi frutta e verdura, non è che dovessi comprare chissà che. Ho preso una confezione di questa pasta fresca della Fini Modena, ravioli, cacio e pepe, farina e uova 100% italiano, sfoglia ruvida, dice, pronte in 3 minuti. Siccome gliele avevo comprate al Conad, a mio figlio, a Karim, e gli sono piaciuti, gliel'ho ricomprati, anche se sono un po' cari, 3,49 euro, però... Di pasta fresca, come avevo già detto, è un po' difficile, per cui preferisco comprare, magari spendere di più, però comprargli delle cose che so che mangia. Poi, cosa ho preso? Ho preso una confezione di grana padano DOP, questa qui sono 100 grammi, sta circa 1,50 euro, se non mi ricordo male. Una mozzarella della Vivi Verde Coop, questa biologica costa circa 1,70 euro, se non mi ricordo male. Poi questo simil Philadelphia della Coop, io in passato l'avevo provato e non ho palato così fino, per cui per queste cose, per cui è buono questo e mi c'ero trovata bene. Preferisco prenderli in così in monoporzioni, perché se compro quelli nella confezione nel vasetto, diciamo, mi va male. Cioè la apro, però dopo la devi consumare, se no ti va male, fa la muffa, per cui preferisco comprare questa. Poi, come mi sono presa la ricotta fresca, perché comunque a me la ricotta fresca piace tantissimo, cioè la ricotta confezionata non mi piace, a me piace la ricotta fresca. Poi ho preso le uova, che alla Coop costano tantissimo, questi qui della Vivi Verde Coop costano 3,29 euro, qualcosa del genere. Poi il latte pure lì alla Coop costa molto, ho preso questo biologico dell'HD che ho pagato 2,55 euro, perché quello non biologico costava uguale, e tra l'altro l'S lunga e il Conad costa 1,99 euro, quindi meno, quindi ho detto vabbè, allora stavolta se proprio devo spendere di più mi prendo quello biologico. E mi sono presa appunto il latte biologico. Poi ho preso questa era una buona offerta, due confezioni di queste mini panne della Granarolo. Queste le uso per farli a lui, al bambino, tortellini alla panna, eccetera. Cose, insomma, pasta con salmone e panna, prosciutto cotto e panna, insomma, un po', diciamo, tutte le varianti. Poi ho ripreso il mio pane bauletto, questo qui della Mulino Bianco alle erbe mediterranee, è il nostro preferito, a me piace anche quello alle noci, però Karim mangia questo, siccome è un po' difficile col pane, io con questo per la prima volta sono riuscita a fargli mangiare il pane in non 10 anni, perché i bambini non cominciano a mangiare subito, però insomma in quasi 10 anni. Non voleva mai mangiare il pane a cena, a pranzo. Con questo, tostandoglielo nella tostiera, devo dire che me lo mangia e quindi sono contenta. Poi ne ho presa un'altra confezione sempre di pane bianco, tipo fa un bauletto della linea della Coop, questo 89 centesimi. Poi ho preso questa confezione di salsa di pomodorino ciliegino giallo di Sicilia. Questo non stava nel reparto dove si comprano le salse, insomma, le passate di pomodoro, le polpe, eccetera. Se era nel reparto dei sughi pronti. Infatti ho visto che, insomma, cioè si scalda solo e si condisce. Sono curiosa di... Mi ispirava, per cui l'ho voluto prendere. Poi, cosa ho preso? Questo ve l'ho fatto vedere. Mi mancano queste cose qui. Poi ho preso, quando vado alla Coop, queste le compro sempre perché sono buonissime. Sono le sovraccosce di pollo senza pelle. Queste sono prodotte però nella mia zona, perché sono prodotte a Casalecchio di Reno. Comunque è pollo 100% italiano della fattoria Natura. Se siete della zona che lo trovate, io questo ve lo consiglio. Sono 900 grammi di prodotto e mi sembra che costa 6,90 euro. Non, neanche più di tanto, insomma, un prezzo, diciamo così, normale. Poi ho preso questo insaporitore della linea Noberasco, mi pare, non so che cosa c'è scritto perché non vedo bene, non leggo gli occhiali. Comunque è questo, per uova e frittata. In realtà volevo prendere la Maggiorana,
da mettere nella frittata. Poi in realtà ho visto questo, ho detto c'è anche la maggiorana dentro, vediamo, magari l'aggiungo alla frittata con le cipolle. Poi, perché ho visto su alcune ricette su internet che ci aggiungono appunto questi insaporitori. Poi ho preso due hamburger di bovino adulto, questo della loro linea. Sono 220 grammi di prodotto e costa 3 euro e qualcosa, 3,10 euro, 3,15 euro. Qui dice più morbidi e succosi. Nuova lavorazione, vediamo. Io sono un po' difficile con gli hamburger, magari con questi mi trovo bene. Poi ho preso una confezione di succo biologico bio, questo di succo di limone di Sicilia biologico. Questo sta circa 1,80 euro, 1,89 euro. Io lo compro così perché spesso i limoni mi vanno a male, ragazze, per cui preferisco comprare quello piuttosto che buttare la roba. Poi, cosa ho preso? Ho preso questi, ragazze, che io non avevo mai visto, che sono praticamente gli yogurt proteici della linea Coop. Stanno a circa 1,35 euro o 1,39 euro, se non mi ricordo male. Ho preso, c'era anche al gusto fragola. Io però ho preso uno al mirtillo e uno alla ciliegia e aronia, e sono 200 grammi di prodotto con 20 grammi di proteine per vasetto. Ok, direi basta. Poi per ultimo vi faccio vedere un pochettino di ciccionerie che ho comprato. Ah no, scusate, vabbè, ho preso questo. In realtà volevo prendere il prezzemolo e mi è scappato tra le mani il misto per soffritto che non so come usare, perché il ragù non lo faccio, non lo so, vabbè, comunque poco male. Volevo comprare anche il rosmarino, non c'era il rosmarino fresco, intendo, il prezzemolo fresco era brutto, cioè era molto saccheggiata, devo dire, la Coop. Perché evidentemente in questi giorni la gente è andata a fare delle super spese. Poi vi faccio comprare qualche ciccione, vi faccio, scusate, vi faccio vedere qualche ciccioneria che ho comprato per l'ultimo dell'anno. Un sacchetto di patatine per fare l'aperitivo, 30% di meno 30% di grassi. Queste sono le Amica Chips Eldorada grigliata, taglio spesso e croccante. Queste stavano circa 1,10 euro. Poi ho preso due confezioni di Coca-Cola, questa qui zero zuccheri e zero caffeina, sono quattro lattine, erano in offerta a 2,20 euro, era un buonissimo prezzo, per cui ne ho approfittato. Queste le compro senza caffeina per farle bere anche a Karim, e magari la beve una volta alla settimana quando abbiamo la serata della pizza, oppure magari gliela farò bere a Capodanno, la sera dell'ultimo dell'anno. Lui berrà la Coca-Cola, io magari mi farò lo spritz. E poi, sempre per appunto l'ultimo dell'anno, ho voluto prendere le arachidi, queste qui della Cameo, per fare appunto l'aperitivo. 300 grammi, costavano circa 2 euro. Poi, ragazze, ho voglia di dolci ultimamente. Alla Coop, comunque, la Coop fa questa linea della Fiorfiore dove i dolci sono molto buoni. Ho ricomprato questi qui, i tartufi bianchi. Questi sono i migliori che ci sono, secondo me. E sono con caffè 100% arabica del Brasile. Io me li mangio, lo mangio mettendoci sopra un pochettino di caffè, mi piace da matti. Poi ho voluto prendere un gelato al limone, sempre della loro linea. Questo non è sorbetto, dice proprio gelato al limone, costa circa 3,50 euro e sono 300 grammi. Però diciamo che le loro cose appunto sono molto valide, molto buone. E poi per ultimo, ragazze, chi mi segue non lo so, forse lo sa, io sono di origine marchigiana barra abruzzese. Sono marchigiana della provincia di Ascoli Piceno da parte di padre e abruzzese della provincia di Teramo da parte di mia mamma. E sono nata a Trento, però poi sono venuta a studiare, sono tornata a vivere nelle Marche e poi sono venuta a studiare qui a Bologna. Quindi ho fatto un po' di giri. E ovviamente le Marche, diciamo, sono una regione dove io ho vissuto, praticamente ho fatto tutti gli anni del liceo, parte delle elementari, le medie, il liceo, e quindi insomma mi sono rimaste nel cuore.
e soprattutto chiaramente i dolci, il cibo e quindi niente, appena le ho viste le ho volute prendere, queste le faceva anche mia madre a mano, però adesso non è che fa più tanto, non è che fa più tante cose, anche se comunque il primo dell'anno cucinerà, farà il cappone, infatti io vado a mangiare, non cucino, non faccio niente, e lenticchie, eccetera. Comunque dicevo, ritornando, questi sono un dolce tipico della mia zona. Queste in realtà sono prodotte in provincia di Teramo, infatti, appunto nella zona di mia mamma, però in realtà si fanno anche nelle Marche queste, sono le pesche dolci, con nocciola e cacao. In teoria, almeno come si fanno da noi, dovrebbero avere anche l'Alkerms. Adesso qui non riesco a vedere se c'è l'Alkerms tra gli ingredienti, perché dovete sapere che io amo i dolci con il liquore dentro, mi fanno impazzire. Niente, quindi le ho viste, le ho volute prendere, sono di pasticceria, diciamo, non sono prodotti di grande, di largo, diciamo, di grande distribuzione, sono prodotti appunto, prodotti nella provincia di Teramo, quindi costano chiaramente di più. Quindi l'ho pagati, una confezione da 250 grammi, l'ho pagati 4,40 se non mi ricordo male. Ecco, direi che vi ho fatto vedere tutta la mia spesa alimentare. Adesso metto a posto tutto e niente. E, questo era un video ovviamente solo per stare un pochettino in vostra compagnia. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte e a tutti.